il nostro format esclusivo, il CEO Summit, dal titolo che speriamo naturalmente possa essere anche di ispirazione: vivere il presente, scrivere il futuro, tre eccellenze a confronto tra opportunità e strategie. E allora io invito i relatori a aggiungerci qui sul palco, e sono Giuseppe Ursi, direttore generale investimenti e finanza Merchant. Ecco, non bello, applauso per palco. Lui. Certo. E poi ancora Maria De Lillo, dirigente di L Automazioni. E infine il panel si conclude con Bernardo Bruno, avvocato and founder Bruno e Associati. Buonasera, benvenuti, accomodatevi pure, aspettiamo anche il terzo ospite. Valentina. Manuela, io ti lascio con i tuoi ospiti, le riflessioni naturalmente che farete all'interno del vostro CEO Summit, e ci vediamo più tardi. Certo, per la premiazione, assolutamente. Mi raccomando, perché poi sarà... arriverà un altro momento, insomma, come detto ci sono più momenti. Allora intanto benvenuti ancora, grazie per essere qui. Insomma, avrete in senso buono una grossa responsabilità questa sera, perché dovrete essere un po', come dire, uno specchio per chi ci sta seguendo, no? Per capire un po' come guardare il futuro, però alla luce naturalmente del passato, di quello che il presente ci sta dando e di quello invece che ci aspettiamo, insomma, senza, cioè bisogna essere anche lungimiranti, senza avere la sfera magica o la bacchetta magica, però insomma, eccellenze siete, eccellenze dovete essere ancora di più questa sera. Allora, cominciamo intanto a raccontare una stessa domanda per tutti che introduce un po' il discorso. Io inizierei da Giuseppe Ursi, poi a ruota andiamo da Maria De Lillo e Bernardo Bruno. La vostra esperienza, le sfide più importanti del momento e le strategie in atto per affrontarle, ovviamente soffermandoci anche senza nascondere, cioè soffermandoci su quelle che sono le difficoltà del momento attuale a livello economico, perché ancora di più la sfida si fa importante. Allora, da dove vorrebbe partire? Da dove si sente di partire? C'è il micro? Ok, microfono. Intanto, buonasera a tutti. Tenga il microfono vicino, così la sentiamo bene. Ok. E prima di tutto doveroso ringraziare Le Fonti, che ha voluto riconfermarci come eccellenza per l'innovazione, la leadership, per i servizi di finanza straordinaria. E un doveroso ringraziamento anche a tutti i colleghi. Più della metà sono donne, alcune mamme e madri, e con grande impegno e dedizione hanno contribuito e contribuiscono e spero contribuiranno a farci conseguire sempre di più importanti risultati, che in special modo in questo anno, che è veramente difficile per tutti, per le famiglie, per le imprese, ci vede in qualche modo comunque in crescita, in forte fase di sviluppo. Noi siamo nati un po' meno di 10 anni fa e ci siamo occupati per 6-7 anni di finanza ordinaria come advisor e come mediatori creditizi. Ma poi 3 anni fa, perché ci siamo accorti anno dopo anno sempre di più, che i nostri clienti, che sono sostanzialmente imprese di piccole e medie dimensioni, comunque tra fatturati tra 10 e 100 milioni, che all'interno della propria organizzazione non hanno una direzione finanziaria, una competenza specifica, che è quindi abituate soltanto a rivolgersi ai canali tradizionali bancari di finanza ordinaria, che avevano un po' di difficoltà a far fronte ai continui cambiamenti, a cogliere delle opportunità che venivano dal mercato e soprattutto a far fronte ai periodi di crisi. Per cui abbiamo 3 anni fa dato vita ad Investimenti e Finanza Merchant, che ha un obiettivo preciso, quello di offrire servizi di finanza straordinaria alternativi, certamente non sostitutivi di quelli bancari, ma che possono aiutare le piccole e medie imprese a reagire meglio sul mercato e certo, a cogliere obiettivi. E ovviamente noi non intendiamo sostituirci al canale bancario tradizionale, piuttosto cerchiamo di combinare, di ottimizzare e di trovare il giusto equilibrio tra le varie fonti di finanziamento. E questo in qualche modo ci ha dato ragione e siamo riusciti
e ci auguriamo di continuare a farlo, ad offrire questi servizi innovativi che meglio possono aiutare le imprese. Pensa, la parola alternativa ben si associa a un momento in cui effettivamente bisogna affrontare il cambiamento, no? Per quanto per certi versi possa essere negativo e difficile, però insomma se si ha l'alternativa, poi lei ci ha spiegato che cosa si intende per alternativa, però si può declinare in altri modi, se si ha l'alternativa si riesce ad andare avanti magari anche con maggiore successo. Magari poi ci ritorniamo su questo concetto, ma magari partiamo da questo concetto con Maria De Lillo, che saluto nuovamente. Buonasera di Ella Automazioni. Ovviamente anche a lei chiedo di raccontare la vostra esperienza, però anche a partire da queste sollecitazioni che abbiamo ascoltato. Assolutamente, degli spunti molto interessanti. Innanzitutto voglio ringraziare l'organizzazione e sono onorata di stare insieme a tutti questi imprenditori. La nostra realtà nasce una trentina di anni fa, si occupa di automazione industriale e al cambio generazionale abbiamo dato una marcia in più. Quella marcia praticamente con mio fratello che è seduto al tavolo, che praticamente ha realizzato un sito internet che si chiama www.plccity.com. Questo sito per noi è stato un volano, l'abbiamo fatto prima del Covid, quindi eravamo completamente strutturati con un'azienda al 75% femminile, quindi sposo in pieno l'idea dell'imprenditore che mi precede e quindi abbiamo una bella rappresentanza, abbiamo puntato sulle donne perché le donne hanno la gentilezza, quella gentilezza che investita dal punto di vista industriale e commerciale conduce il cliente per mano e lo porta ancora più sicuro al termine della trattativa, almeno così la vedo io. E questo sito per noi ha rappresentato un grande successo, questo è un premio importante, ne abbiamo ricevuto anche altri e siamo contentissimi. Il futuro sicuramente è ampliare ulteriormente, ma puntare sul capitale umano. Per noi il patrimonio più grande della nostra azienda è il capitale umano. Il principio principale è la famiglia lavorativa. Per me non sono dipendenti, sono collaboratori, sono persone con le quali passiamo la maggior parte della giornata. E quindi con questa filosofia si lavora meglio. Si attuano tante cose durante praticamente la vita lavorativa. Per me quello che rappresenta un volano è sicuramente puntare sulle persone sulle quali si lavora. Beh, questa è un'ottima filosofia, anche perché da lì si parte, insomma. Si dice spesso che bisogna umanizzare sempre di più la finanza, in generale il mondo del business, ma io credo che ci siano tante realtà che già lo fanno. Dobbiamo solo forse farle emergere di più, no? E lo scopo di queste serate è anche quello, oltre poi effettivamente a valorizzare, a riconoscere quello che fate ogni giorno. Quindi credo che per questo il CEO Summit è importante durante queste serate. Peraltro mi è piaciuta molto la parentesi sulla gentilezza che lei associa alle donne, vero, anche però i nostri gentili ospiti sul palco lo sono, ma volevo arrivare a dire un'altra cosa che credo, almeno per quanto mi riguarda, che sia una delle caratteristiche principali e privilegiate, cioè se una persona è gentile già riesce a fare molto, no? Perché riesce a superare degli ostacoli che invece senza gentilezza non si riescono a superare. E poi mette in una condizione di empatia. Assolutamente, sono d'accordissimo, quindi io adesso sentiamo anche il terzo gentile ospite, ma sposo tutto quello che avete detto, poi mettiamo anche un po' insieme le cose. Bernardo Bruno, avvocato and founder di Bruno Associati, stessa cosa, la vostra esperienza, quali sono le vostre sfide del momento, quelle che vi sentite di proprio dire queste sono le priorità? E stessa cosa chiedo a lei di rispondere in qualche modo a quello che i suoi colleghi sul palco hanno già detto. Volentieri, buonasera a tutti. Dunque, noi siamo uno studio che è focalizzato sul corporate e sull'impresa, le nostre sfide sono le stesse che proponiamo ai nostri clienti imprenditori. In questo momento le prime in assoluto sono l'internazionalizzazione e la sostenibilità. Io dico sempre l'internazionalizzazione non è appena esportazione all'estero o apertura di una filiale in un paese a basso costo, è una rivoluzione culturale molto più profonda che impone di andare a ridisegnare gli assetti di governance interno di un'azienda
per promuovere un progetto di strategia internazionale che si adeguata a un mercato globale in continua evoluzione. In un certo senso, ecco, l'internazionalizzazione è qualcosa che dovrebbe interessare, soprattutto nel Made in Italy, anche quelle aziende che non hanno intenzione di andare all'estero. Perché fare impresa, così come fare la professione, è cultura. E la cultura è la capacità di dialogo con tutto il mondo e quindi anche la capacità di intercettare e cogliere le opportunità che dall'estero vengono in Italia per non essere target inermi di fondi di investimento che evidentemente il DNA italiano non sempre lo conoscono e quando lo conoscono forse non sempre lo rispettano. E da ultimo, nel mercato internazionale, questo è un volano di crescita senza eguali per chi ha lavorato correttamente sul vantaggio competitivo, quindi sul fare qualcosa di diverso dagli altri o fare quello che fanno gli altri in maniera diversa. Questo tipo di caratteristica costituisce il DNA del Made in Italy, che attraverso una politica di diversificazione può andare sul mercato globale per amplificare il proprio mondo. E quindi noi abbiamo seguito questo tipo di concetto culturale. Abbiamo negli ultimi 18 mesi concluso il nostro primo step quinquennale di internazionalizzazione, abbiamo 5 sedi in Italia con un headquarters a Milano, dove abbiamo creato un club privato sul rooftop di Via Monte Napoleone, dove c'è il nostro studio, abbiamo una sede istituzionale a New York da 5 anni, un mese fa abbiamo aperto la seconda sede, che sarà una business lounge dedicata a società del Made in Italy che vogliono andare ad esplorare il mercato americano, e per la prima volta saremo uno studio italiano che è capace anche di offrire un servizio di diritto americano, quindi non disperdendo il valore aggiunto di quello che potrebbe essere il rapporto con il cliente che parte con noi dall'Italia. E certo, esatto, un trade union siete, no? Fondamentalmente, senza perdere le peculiarità proprio del nostre. Siamo gelosi del nostro know-how Made in Italy. Certo, quello non bisogna mai disperderlo, anzi spesso purtroppo proprio a causa delle crisi che ci circondano si rischia di farlo, ma insomma invece contiamo su di voi, mettiamola così. E allora abbiamo già insomma in qualche modo profilato e fotografato la situazione attuale, cosa che insomma penso che sia ben chiara a tutti, però ancora di più soffermiamoci su quelle che sono le vostre aspettative per il futuro. Magari anche in termini proprio di quello che si potrebbe fare ancora, al di là di quello che state facendo, no? E di quelle che sono le vostre strategie di cui abbiamo già parlato, quello che potrebbe mancare ancora affinché l'Italia, ecco, mi riaggancio a quello che diceva appunto l'avvocato Bruno, dobbiamo cercare di preservare le nostre peculiarità. Cosa potrebbe servire al nostro paese? So che magari è una domanda astratta, però magari insieme riusciamo a mettere, non nero su bianco, ma insomma idealmente nero su bianco, delle caratteristiche, degli aspetti. Allora riparto appunto da Giuseppe Ursi. Sì, intanto volevo un attimo focalizzare bene quella che è la situazione attuale. Certo. Che è veramente difficile, perché siamo in una fase, diciamo così, transitoria, e spero che sia transitoria, perché veniamo da dopo la pandemia, che ha veramente creato problemi al sistema imprenditoriale, che poi subito dopo, anche con l'intervento dello Stato, che ha in qualche modo supportato con garanzie importanti, circa 400 miliardi, e che spero che non ci saranno ripercussioni. Successivamente è arrivata così all'improvviso questa guerra che ha portato a gravissime conseguenze internazionali, quindi non solo in Italia, con anche effetti speculativi da parte di chi magari aveva alle spalle o in possesso di materie prime, certo, importanti. Quindi perché i mercati internazionali, l'avvocato lo saprà senz'altro, sono spietati. E quindi ha avuto un impatto ed una ripercussione gravissima, con un'incidenza spaventosa, con un aumento non solo dei costi energetici che sono noti a tutti, alle famiglie, alle imprese, ma di tutte le materie prime che hanno a loro volta creato e continueranno a generare problemi. Il primo è che quelle che erano già le difficoltà
delle imprese che avevano margini di contribuzione, di guadagni che si erano già ridotti, adesso sono praticamente andati sotto lo zero e difficilmente potranno avere accesso a nuovi finanziamenti, anche perché certo, dovranno in primis preoccuparsi di rimborsare quelli avuti. E inoltre questo incremento e quindi questa inflazione che ormai è a doppia cifra genera ulteriormente una restrizione monetaria, per cui c'è un incremento dei tassi di interesse, per cui è davvero difficile e a volte improponibile avere nuovi finanziamenti per poco. L'accesso al credito diventa sempre più complicato ovviamente per le imprese. Quindi quali sono, diciamo, sono le nostre riflessioni? Sicuramente anche con i fondi di investimento internazionali, come diceva appunto l'avvocato, noi stiamo cercando di proporre queste soluzioni alternative, perché la capacità di indebitamento delle imprese ormai è quasi inesistente, per cui bisogna affiancare lì dove è possibile, e le piccole e medie imprese non hanno grande facilità di accesso ai capitali di rischio, proporre delle soluzioni, come dicevo prima, alternative. Noi su che cosa puntiamo? Sulla valorizzazione, come è stato ben detto, delle risorse, dei territori e delle competenze acquisite, del know-how e in tutte quelle aziende che possono creare un valore aggiunto, conseguire un vantaggio competitivo e poi anche difenderlo. Siamo oggettivi, la situazione è difficile, ma siamo anche ottimisti, perché comunque l'Italia è un paese pieno di risorse, di capacità, di innovazione, e quindi siamo anche fiduciosi. Assolutamente, ma lei ha detto delle cose importanti, passo la parola proprio a Maria De Lillo, ce l'ha parlato di valorizzazione delle risorse del territorio, numero uno, competenze acquisite, numero due. Queste sono cose che si fanno, si mettono a punto in periodi in cui tutto, tra virgolette, va bene, è dopo però che si raccolgono i frutti, no? Però questo significa essere sul pezzo e sapere quello che si vuole. È ovvio che poi ci sono momenti difficili e non si nascondono, perché per tutti sono complicati, però l'ottimismo poi rimane perché si sa di avere comunque una base che si è costruita col tempo, ed è questo che differenzia, diciamo, chi si improvvisa, no? Non sto dicendo niente di eccezionale, ma insomma, però è una riflessione da cui si deve partire. Quindi che differenza da chi si improvvisa a chi, da chi invece costruisce? È d'accordo? Sì, sono d'accordo, ma io penso che proprio nei momenti di difficoltà che poi nasce l'ingegno. In questo noi italiani siamo, certo, siamo leader, no? Da questo punto di vista. Bisogna avere però delle fondamenta ben solide, perché altrimenti crolla tutto. Sì, però io le faccio l'esempio della nostra azienda. Noi siamo partiti veramente con grandi difficoltà, però abbiamo messo un tassello mese dopo mese, aumenti di fatturati mese dopo mese, e con quelli a reinvestirli nella società, investirli in innovazione, a seguire quelli che erano il trend del momento, quindi di svecchiare quella che era la mentalità e pensare in maniera innovativa, cogliere quelli che sono i cambiamenti del mercato. Se le persone sono abituate nel loro personale a fare gli acquisti online, lo possono fare anche dal punto di vista industriale o in qualsiasi altro campo. Abbiamo colto questa cosa, penso che lo possono testimoniare anche altri, e questo è stato un elemento determinante per noi. Non avevamo grossi capitali, non abbiamo fatto investimenti, non abbiamo chiesto accesso al credito, ma tutto quello che entrava lo reinvestivamo, certo, per poter crescere. Quindi per me è stato il momento di difficoltà che ha costituito l'elemento determinante della crescita. L'innovazione, noi siamo nel campo dell'automazione industriale, già è un qualcosa che è nel nostro DNA, però sicuramente
rendere le cose sempre più facili e attuabili è quello che praticamente ha determinato poi il successo del sito. Certo, no, ma infatti quando io parlo di fondamenta non parlo necessariamente di avere a disposizione dei capitali importanti, no, il fondamenta che derivano da magari anche dalla sicurezza di quello che si vuole ottenere, no? Da una strategia che lei ha detto. Noi aggiungiamo. Esatto, esatto. Cioè quello che arrivava lo reinvestivamo, però insomma non ha detto una cosa banale. Tanto sapere di poter reinvestire qualcosa è già un passo, ma sapere come investire, no? Reinvestire qualcosa. Quelle sono le fondamenta di cui parlavo, anzi, altrimenti sennò il business sarebbe solo di chi ha a disposizione grossi capitali. Non è così, anzi dobbiamo un po' sfatare questo mito, no? Allora, stessa cosa, vado da avvocato Bernardo Bruno, perché poi dopo sul finale vi chiederò delle parole chiave, giochiamo un po' con delle parole per guardare ancora di più al futuro, però restiamo ancora su quello che lei ritiene dovrebbe servire in questo momento, insomma. Io sono molto più ottimista sulla crisi e un po' più critico sui comportamenti di alcune aziende, sicuramente non quelle presenti che sono fette, ma quelle assenti, ecco. E sulla crisi io ritengo che la crisi sia un elemento non congiunturale del mercato, ma fisiologico. Se voi prendete un talk show degli ultimi 50 anni, ogni due anni un talk show si apre parlando di crisi. Ogni volta ci meravigliamo del fatto che ci sia una condizione del mercato che richiami la crisi. In realtà la crisi è lo strumento di dialogo che ha con noi il mercato, perché il mercato è un'evoluzione continua e senza la crisi non saremmo cambiati a porci la domanda sul cambiamento. Il punto non è quindi che ci sia o meno la crisi, ma che rapporto noi desideriamo avere oggi e domani soprattutto con la crisi. Quindi uno, che tipo di strategia abbiamo attuato per poterla prevenire, intercettare e poi per poterla gestire. Poi tutto quello che riguarda gli aspetti degli strumenti da ricercare per poterla superare. Io ne ho citati due prima, che sono l'internazionalizzazione e la sostenibilità. Ci sono 3 bilioni di dollari disponibili nei prossimi 3 anni soltanto per questi 2 strumenti che noi dobbiamo prepararci a conoscere e ad utilizzare, soprattutto la sostenibilità. Tutti vogliono essere sostenibili, nessuno sa che cosa significhi. Quindi vero. Questo è un elemento che deve richiamare anche all'importanza della formazione. Non da ultimo il fatto che ogni crisi deve spingersi a poter attuare una politica di diversificazione, perché non si può restare uguale all'interno del mercato. La parte invece critica, costruttivamente parlando, riguarda le abitudini dell'eccellenza italiana. Noi non possiamo pensare di poter superare la crisi continuando a raccontarci la favola del piccolo e bello. Cioè, in Italia dobbiamo avere delle aziende che hanno il coraggio di strutturarsi in maniera diversa per rispondere a una sfida internazionale dove la nostra qualità, il nostro DNA è ricercato più di ogni altro. In questo senso le caratteristiche che sono a me invise sono l'individualismo dell'imprenditore italiano, sia internamente, cioè una incapacità di delegare. Io è 20 anni che vivo nelle aziende, noi siamo aziende quest'anno dai 50 milioni in su di fatturato, con una media di fatturata da 1 a 2 miliardi, quindi ho una idea di quello che potrebbe essere l'azienda nella sua complicatezza, dico così. Certo. Però il tema è che individualismo è incapacità di delegare all'interno e quindi di managerializzare l'azienda e organizzarla per reggere la sfida internazionale, e questo è valido anche nel rapporto con i fondi che entrano in Italia. E poi la deriva commerciale di quello che è la sfida di costruire un progetto societario. Alcuni imprenditori, a mio modesto avviso, dovrebbero considerare la vendita del prodotto l'effetto di una strategia correttamente applicata, non diciamo lo scopo, perché in realtà prima della vendita del prodotto c'è un'organizzazione societaria che possa rispondere a sfide internazionali che rende questo effetto assolutamente più facile, e quindi questi due aspetti, a mio giudizio, devono in qualche modo sollecitare un cambiamento e mettere positivamente in crisi l'interno della propria azienda, anche iniziando ad avere un dialogo diverso con chi l'azienda ha, come dire, certo, la disponibilità a seguirla. Assolutamente, infatti, abbiamo detto assolutamente insieme, la flessibilità, no? Perché poi adesso arriviamo
al momento delle parole prima di concludere questo spazio dedicato al CEO Summit. Io personalmente amo le parole, amo la nostra lingua italiana, visto che parlavamo dell'italiano, e amo soprattutto, cioè sono, credo proprio nella forza delle parole più di ogni altra cosa, nel senso che poi le parole devono seguire i fatti, ma se si sa già quali sono le parole chiave si fa molto. E allora vogliamo concludere in questo modo: come raccontereste il successo in tre parole chiave? Quali sono le parole che vi vengono in mente quando pensate al successo? E parto naturalmente ancora da Giuseppe Ursi, poi vado da Maria De Lillo e Bernardo Bruno. Sì, prima di tutto volevo un attimo spiegare che cosa è per noi il successo. Certo. O conseguire il successo. È una non esaltazione, non voler conseguire per forza determinati obiettivi. Per noi, per la nostra merchant, è importante rimanere competitivi, continuare ad assistere i nostri clienti e a farci scegliere da potenziali nuovi clienti. Noi abbiamo un approccio, cerchiamo di immedesimarsi nelle loro problematiche, nelle loro idee di sviluppo, e siamo per loro, come dire, uno specchio diverso da quello di Biancadeo, cioè uno specchio che è attento e qualche volta in maniera oggettiva li ferma un po', li evita di percorrere scorciatoie o percorsi difficili che a lungo termine possono essere dei boomerang. Certo. E quindi abbiamo questo approccio di contraltare in qualche modo. Abbiamo e adottiamo un sistema organizzativo orizzontale. Per noi, all'interno della nostra azienda, delle nostre società, non è importante avere un ruolo di comando o di leadership, è importante condividere. Conta il merito. Tutti possono contribuire allo sviluppo, e perché è soltanto così che si può conseguire un obiettivo, che poi lo si può chiamare successo come si vuole, ma certo, per noi conta il risultato. Successo è il raggiungimento degli obiettivi, poi, no, solo, quello... E conta il merito. In merito alle parole chiavi potrei elencarne tantissime, ma in sintesi direi che è importante prima di ogni cosa la formazione continua, mm-hmm, il mettersi in discussione, l'evitare di percorrere ad ogni costo obiettivi. Consigliamo ai nostri clienti e a noi stessi di evitare anche scorciatoie. E quindi sono questi gli elementi che sono facili magari da elencare, da raccontare, ma vi assicuro molto difficili da realizzare. Assolutamente, guarda, lei in realtà aveva già detto delle parole che io mi sono appuntata, che sono competitività, condivisione e merito. Ne ha dette altre, però secondo me queste possono essere sicuramente tre parole che riassumono il successo. Allora, sentiamo quelle di Maria De Lillo. Allora, per me la prima è l'innovazione. Sicuramente, sì, come dice l'avvocato, per noi anche il fatto di essere internazionali è stato un elemento determinante. Parliamo fino a 18 lingue diverse, seguiamo il mercato internazionale da quello asiatico a quello americano, e quindi per noi è stato quello sicuramente affacciarci oltre i confini della nostra amata Italia. L'altro per me è l'etica non solo nei confronti del cliente, quindi che quello che vado a promettere è qualcosa di veramente realizzabile, ma fondamentalmente l'etica nei confronti dei dipendenti, collaboratori e dei fornitori, quindi una trasparenza che per me è determinante, cioè senza sotterfugi, perché online è molto facile mettere strutture che non esistono, mettere materiale che non è disponibile e inventarsi cose, ma essere reali è veramente molto difficile. La terza, per me, la terza parola determinante è la famiglia lavorativa. Ritorno col dire che praticamente passiamo la maggior parte del nostro tempo con i nostri collaboratori, ci deve essere un clima sereno di partecipazione. È importante puntare sulla formazione del personale, cogliere anche le idee che possono venire dai collaboratori e quindi praticamente arricchirsi di questo capitale umano. Quindi per me la famiglia lavorativa è un altro elemento determinante. Esatto, ne parlavamo prima, no, dell'umanizzazione della,
del business della finanza, formazione, condivisione, innovazione etica, queste altre parole che sono arrivate, le mettiamo tutte nel piatto di questa serata. Prego, avvocato, le sue. Guardi, io sono sincero, mi mette in crisi questa domanda, la considero la classica domanda giusta con la risposta sempre sbagliata. Mi mette in crisi personalmente perché negli ultimi 2 anni sono accadute delle cose che mi hanno portato a farmi questa domanda, quindi la butto sul personale più che sull'accademico, insomma. E chiedo per questo uno sconto di parole, magari 2 al posto di 3. Ma io direi, secondo me, vedrà che la terza la dirà senza accorgersi. Diciamo che una parola può in qualche modo inglobarle, non me ne vogliate che batto ancora su questo tema. Per me personalmente è diventata sempre più attuale la questione della sostenibilità del successo. Perché io vivo tra Milano e New York, praticamente la mia migliore amica è un hostess, quindi diciamo che questo fa capire un attimo come sono messo. Però il successo oggi, secondo me, ha un criterio di soddisfazione personale di chi deve essere felice a lavorare con te. Vedete che facce felici sono i miei associati, tutti sorridenti. Di chi in realtà è il destinatario del tuo lavoro, che in qualche modo deve avere uno scopo di bene per tutti, altrimenti diventa più arido. Per cui considero fatturato o questioni che sono sostanziali per soprattutto un avvocato d'affari che lavora a New York e a Milano, ma personalmente la questione della sostenibilità e della consapevolezza con cui si affronta il proprio lavoro sono la chiave del successo, perché un successo che non è sostenibile è la caricatura dell'avvocato del diavolo di Al Pacino, quindi diventa qualcosa che non produce un bene per tutti e quindi sciupa anche il talento come strumento, ecco la terza parola, che consente di poter arrivare al successo. Guardi, mentre l'ha detto terza parola, l'ho segnata e le stavo dicendo, guardi che l'ha detta la terza parola, però l'ha riconosciuto lei. Benissimo, io ringrazio naturalmente i nostri relatori che hanno dato vita a questo primo momento della serata, che però ritornerà, perché poi anche durante le premiazioni, insomma, andremo a toccare attraverso le motivazioni, no? Tutti questi aspetti che abbiamo comunque voluto mettere in evidenza sul palco. Quindi grazie a Giuseppe Ursi, direttore generale investimenti e finanza Merchant, per essere stato con noi. Maria De Lillo, dirigente di DL Automazioni, grazie per la vostra esperienza. Naturalmente Bernardo Bruno, avvocato e founder di Bruno e Associati, grazie. E naturalmente ci rivediamo poi nel corso della serata. Lasciate pure tutto qui. Grazie mille per il vostro aiuto.